Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Sulla divina volontà, terza parte del 19 ottobre 1922, volume 14. Dice Gesù: mi trovo nelle condizioni di una povera madre che per lungo tempo tiene il suo parto nel suo seno e che, essendo giunto il tempo di metterlo fuori, se non lo mette, spasima, si addolora, e non curando la propria vita a qualunque costo vuole mettere fuori il suo portato. Le ore, i giorni di ritardo le sembrano anni e secoli.
Tutto fatto e disposto, non resta altro che metterlo fuori. Tale sono io, più che madre. Per tanti secoli ho contenuto in me, più che parto, tutti i miei atti umani, fatti nella santità del volere eterno, per darli alla creatura. E come si daranno? Innalzeranno gli atti umani della creatura in atti divini e raffreggeranno con le più vaghe bellezze, facendola vivere con la vita della mia volontà, dandole il valore, gli effetti e i beni che il mio volere possiede. Perciò, più che madre, spasimo, mi addoloro, brucio, perché voglio fare uscire questo parto della mia volontà. Il tempo è giunto. Non resta altro che trovare chi deve riceverlo, il primo parto, per continuare gli altri parti nelle altre creature. Perciò ti dico, sii attenta, allarga il tuo cuore per poter ricevere tutto il valore, gli effetti, la conoscenza che il mio volere contiene. Il volere umano, potrei dire, mi ha reso infelice in mezzo alle creature e la mia volontà operante nella creatura mi restituirà la mia felicità. Quest'ultimo scritto è breve, ma è un po' conclusivo delle due meditazioni che l'hanno preceduto e mostra da un lato un'altra cosa sconcertante, cioè le ansie e i desideri che Gesù stesso ha, perché questo regno della divina volontà che lui ha portato finalmente si manifesti, sia vissuto. La frase conclusiva: il volere umano mi ha reso infelice, la mia volontà mi restituirà la mia felicità. Cioè, leggendo queste cose uno veramente rimane un pochino sconcertato, no? Però dobbiamo prendere anche coscienza di una cosa molto importante. Io ricordo le prime volte che ci pensavo, rimanevo abbastanza... Noi possiamo fare felice Dio? Sì. Possiamo farlo infelice? In qualche modo sì. Stessa cosa vale per la Divina Maria. Io posso fare felice la Divina Maria? Sì. Posso addolorarla? Sì. Pensiamo ai fenomeni mariani. Le statue della Madonna che lacrimano, no? Cosa sono? Io ci ho scritto un libretto. Le lacrime di Siracusa, per esempio, no? Riconosciute dalla Chiesa. Fenomeno che accade sulla una camera da letto di una coppia di giovani sposi negli anni in cui purtroppo andava diffondendosi la piaga della contraccezione. E guarda un po', la Madonna piange dentro il talamo nuziale di una coppia di sposi. E non molto lontano sarebbe stata la fine della famiglia, no? Con la famosa legge Fortuna, che bisognerebbe chiamare una legge Fortuna, legge disgrazia del 1970. Queste sono cose che addolorano il cuore di Maria. E se addolorano il cuore immacolato della Divina Maria, in qualche modo, secondo un modo non troppo comprensibile con le nostre categorie umane, ma vero, addolorano Dio. Però dobbiamo pensare anche al contrario. Posso fare felice Dio? Sì. Quanto? Un po'? Abbastanza? O tanto? Io quando penso alla Madonna, e sono sicuro di poter dire questa cosa senza mancare di rispetto alla divinità, penso sempre alla Divina Maria,
come colei che ha fatto veramente quasi impazzire di gioia l'Altissimo. Io ne sono sicurissimo di questo che dico. Le ha fatto perdere la testa, se potessimo utilizzare una metafora umana. Perché ha tutto avuto, ma ha tutto dato. Si legge negli scritti dettati dalla Madonna, io rimasi folgorato la prima volta che lessi certe cose, le gare d'amore che facevano Dio e la Madonna, no? Cioè Dio che la tempestava e la ricolmava di mare infinito d'amore e la Madonna che lo fronteggiava, lo ricambiava e Dio sussultava ai ricambi d'amore di Maria Santissima e poi ricominciava e facevano a gara. Vediamo adesso chi vince a sorprese d'amore. Io invito chi sta ascoltando queste catechesi di prendere la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, se non la conosci, di andare a dare un'occhiata per comprendere bene queste cose e di fermarsi. Possiamo vivere quello che ha vissuto la Madonna? Come lei, proprio uguale? No. Però entrare in questa dimensione, sì, però per fare felice Dio occorre imparare a vivere la vita nella divina volontà. E che cos'è questa vita nella divina volontà? Qui Gesù usa un'espressione molto, molto semplice e molto immediata. Per tanti secoli ho contenuto in me più che parto tutti i miei atti umani, attenzione, fatti nella santità del volere eterno, per darli alla creatura. E come si daranno? Innalzeranno gli atti umani della creatura in atti divini. E la freggerà con le più vaghe bellezze, facendola vivere con la vita della mia volontà, dandole il valore e gli effetti di beni che il mio volere possiede. Ora, è bene riprendere in queste meditazioni audio, l'ho già ampiamente trattato in quelle scritte, però riprendiamolo anche in queste audio. Come faccio a fare miei gli atti compiuti da Gesù? Cosa significa? Il discorso è molto molto semplice, cioè Gesù, l'abbiamo già visto nei giorni scorsi, è venuto sulla terra non soltanto per compiere l'opera della redenzione, mediante la sofferenza e la croce, principalmente, perché questa è stata l'opera della redenzione, ma è vissuto da uomo, compiendo tutti gli atti che un essere umano compie, a partire dai 9 mesi che è stato nel grembo di sua madre, dal latte che ha preso dal suo seno, dalle fasce in cui è stato avvolto. Ecco, con la differenza fondamentale che Gesù ha anche gli atti compiuti nel grembo della Madonna, quindi quando era poco più che qualche cellula, avendo l'uso del libero arbitrio, li compie in maniera cosciente anche quelli. Quindi capite che Gesù ha santificato, per esempio, anche il tempo in cui ciascuno di noi è stato nel grembo della madre, anche se non lo sappiamo. Da un punto di vista oggettivo. Allora, Gesù, adesso è impossibile enumerare tutti quanti gli atti umani, no? I principali atti umani che facciamo, Gesù mangiava, Gesù beveva, Gesù lavorava, Gesù dormiva, Gesù ha fatto la vita da figlio di famiglia, aiutava la mamma nelle faccende di casa, metteva a posto la camera, viveva a Nazareth, aveva dei rapporti umani, sociali. Aveva dei parenti, sappiamo dal Nuovo Testamento che San Giuda e San Giacomo, gli autori delle lettere neotestamentali, sono i cugini, tra virgolette, carnali di Gesù. Carnali erano i figli di Alfeo, che era il fratello di San Giuseppe. E si vede, e si intuisce, ecco, che avevano dei buoni rapporti avuti fin dall'infanzia. Poi Gesù bambino giocava. Dobbiamo pensare che Gesù bambino non giocasse, Gesù bambino giocava. Siamone sicuri, Gesù bambino aveva dei gusti e anche non troppo bambino. In alcune apparizioni, in alcune rivelazioni, ci sono delle cose graziosissime riguardanti la vita di Gesù.
Per esempio, negli scritti di Maria Valtorta si capisce benissimo che a Gesù piaceva tantissimo il miele e che la mamma non mancava di fargli delle prelibatezze a base di miele. Quindi questo ci fa capire, insomma, come Gesù non era un grande asceta, non faceva grandi penitenze, certamente. C'era il tempo per fare però le grandi penitenze e c'era il tempo in cui riceveva il ti amo di Dio attraverso il miele di Maria. E lo riceveva come il ti amo di Dio attraverso le mani della Madonna. Quando era un po' più piccino, io sono stato quest'anno a fare un giretto in un santuario mariano, non molto conosciuto, pensate dove si è rivelata la Divina Maria come regina dell'amore, già questo titolo è spettacolare. E è morto, insomma, quel santuomo che fu destinatario delle rivelazioni e apparizioni che passò un sacco di qua, tra l'altro per Renato Baron. Ma lì a Schio, io quando sono andato, mi è venuta un po' di santa invidia perché dovete sapere che c'è un posto in quel santuario, che dove c'è una ricostruzione di uno spezzato della casa di Nazareth e del laboratorio di San Giuseppe. Perché che è successo lì? Che un giorno questo veggente, la Madonna se lo prende e se lo porta a Nazareth, in una scena di vita comune e ordinaria. E ti vede Gesù, adolescente, mi sembra, non ricordo male, 13-14 anni, già a lavorare con San Giuseppe, e la Madonna, che quando finisco di là, gli prepara un po' di biscottini. E che succede? Poi gli fa mangiare pure Renato Baron. E questi vedevano che questo gente durante la lezione ciancicava e mangiava. E la cosa strana è che è successo? Che alla fine la visione, questi biscotti se li portai dietro. Non è uno scherzo, ci sono testimoni che possono. E tanto è vero che lì ti danno una ricetta a Schio per fare i biscotti della Madonna. Avete capito che si inventa l'amore? Adesso non facciamo i peccati di invidia della grazia altrui, quindi rallegriamoci di queste cose, ecco. Sappiamo che nel regno della Divina Volontà, se c'entriamo tutti quanti, altro che i biscotti della Madonna, ci saranno grazie strepitose molto maggiori. Ecco, attenzione, dico questa cosa, diciamo che dico tra il serio e il faceto, l'ho detto, diciamo, sembrando di fare, ma non c'è tanto da scherzare. Perché chi entra nel regno della Divina Volontà permette a Dio di riaprire le cisterne dei suoi doni e del suo amore. Cosa ha detto qui Gesù? Il volere umano mi ha reso infelice in mezzo alle creature. Perché? Perché ha impedito, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, a Dio di fare quello che lui voleva, cioè ricolmare la tua vita di beni. Cosa dice la Divina Maria nel Magnificat? Ha ricolmato di beni gli affamati. Affamati, quelli di cui si parla nelle Beatitudini, non gli affamati di cibo materiale. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Fame e sete della giustizia vuol dire fame e sete di essere giusti. Fame e sete di essere giusti vuol dire fame e sete di essere santi. Cioè quelli che non desiderano nient'altro che aprire e spalancare le porte a Dio e farsi riempire di Lui. E questo accade nel regno della Divina Volontà. Di tutti questi atti, i biscottini che la mamma gli dava, Gesù se li ha mangiati tutto contento e li ha santificati perché li ha mangiati nel divin volere. Quindi non dobbiamo pensare alla vita di Gesù e della Madonna. Certo, loro hanno fatto una vita divina, ma una vita divina però chiusa, diciamo così, nelle apparenze, apparenze non perché fosse una cosa lecita, una cosa falsa, ma nelle apparenze nel senso che l'hanno fatta di una vita umana, reale, capite? La Madonna cucinava, faceva il pane, spazzava la casa, si sedeva alla conocchia, faceva i vestiti di San Giuseppe, faceva i vestiti di Gesù, andava che c'erano delle cose strane, c'erano dei pentoloni dove gli davano il colore, cioè, immaginarsi la. Poi c'aveva l'orto, poi c'aveva i suoi amati colombini, c'aveva tutte quante le sue pianticelle dentro il giardino che se le curava e che le amava, questa è la vita della Divina Maria. Poi si chiudeva nella sua stanzetta, entrava in preghiera e lì, se ce lo farei vedere in paradiso quello che succedeva, se non lo sa nessuno, insomma, ma succedevano le gare d'amore tra la Madonna e Dio.
Questa era la sua vita. E allora, come si fa a fare tutti quanti questi atti, tutti i lavori che Gesù faceva? D'accordo? Non si tratta soltanto di fare, come si dice, l'imitazione di Cristo, no? Si tratta anche di fare nostri gli atti che Gesù ha compiuto. E come si fa? Ci sono una serie di operazioni con cui ci si deve familiarizzare e che sono soprattutto, sono quattro, ecco. Il cosiddetto atto preventivo, l'atto di fusione, i giri nella divina volontà e gli atti attuali. Non c'è modo adesso, altrimenti la meditazione si appesantisce oltre misura, di approfondirli tutti. Ecco, io volevo però sottolineare l'atto preventivo e l'atto attuale, anche perché sono molto collegati l'uno con l'altro. Allora, nell'atto preventivo, che è un testo scritto, d'accordo, che si prende, si può vedere e si legge, si trova in alcuni testi di pubblicazione di Luisa, ma credo che si trovi anche abbastanza facilmente online, basta scrivere atto preventivo Luisa Piccarreta, dovrebbe uscire qualcosa. Comunque si trova, se uno va sul mio sito personale va a vedere le meditazioni della Divina Volontà, in qualche meditazione c'è il testo dell'atto preventivo, se non si dovesse trovare. Se uno vede l'atto preventivo, con l'atto preventivo si unisce appunto preventivamente, questo si recita all'inizio della giornata, si uniscono tutte le nostre azioni, tutto quello che faremo, chiaramente in maniera generica, a la Divina Volontà. Io ne leggo qualche piccolo straccio, così capiamo, no? Perché poi dall'atto preventivo c'è anche la fonte di ispirazione per l'atto attuale. Che cos'è l'atto attuale? L'atto attuale è un richiamare attualmente, cioè la cosa che sto facendo adesso, quello che la mattina, già recitando l'atto, ho rinchiuso nella Divina Volontà. Perché quanto più questa operazione è coscientizzata e quindi è vissuta in maniera consapevole, quanto maggiori sono i frutti santificanti che produce in noi e intorno a noi. Quindi soltanto l'atto preventivo non è sufficiente a unire le nostre azioni alla Divina Volontà a causa della debolezza della nostra natura, capite? Che si scollega facilmente, si stacca facilmente, si dimentica facilmente di tante cose. Allora, vedi, viene Divina Volontà ad abbracciare in me tutto quello che oggi vuoi che io faccia. Leggo alcuni passaggi adesso del lato preventivo. Che tutto sia nella tua divina volontà per darti il ricambio di amore, di adorazione e di gloria, come se tutte le creature, aprendo gli occhi, ti avessero dato questo contraccambio completo. Poi, Gesù, ti amo con la tua volontà. Questa è la frasetta da dire sempre, ogni qualvolta che vogliamo compiere qualche cosa nella divina volontà. Si può dire, oppure si può dire lo specifico dell'azione che stiamo facendo, che nell'atto preventivo ci sono una serie di cose, no? Viene divina volontà a pensare nella mia mente, poi viene divina volontà a circolare nel mio sangue, a guardare nei miei occhi, ad ascoltare nelle mie orecchie, a parlare nella mia voce, a respirare nel mio respiro, a palpitare nel mio cuore, a muoverti nel mio moto, a camminare nei miei passi, nel mio scrivere, nel mio leggere, ad operare nelle mie mani, a soffrire nel mio soffrire, ad offrire nel mio offrire, eccetera, no? Ho fatto una carrellata rapida, poi l'atto, diciamo, che si articola e specifica queste cose, no? Quindi, perché? Gesù aveva un sangue che circolava nelle vene, ce l'aveva. E quel sangue circolante nelle vene di Gesù era sangue circolante in un corpo animato da un'anima, quella di Gesù, unita al divin volere. Per cui anche quell'atto, diciamo così, del tutto non volontario come la circolazione del sangue, inerente però all'umanità di Gesù, e quindi essendo comunque un atto proprio suo e unito alla divina volontà, è un atto divino. E quindi voi pensate che io, se dico a Dio viene divina volontà a circolare nel mio sangue, compio un atto divino, eterno, immenso e meritorio, non facendo nulla, perché il sangue circola a prescindere da quello che faccio, il cuore batte da solo, non è che devo dire io batti,
o anche, vedete, a respirare nel mio respiro. Noi tutti respiriamo, bisogna vedere come respiriamo, perché se tu respiri senza unirti alla divina volontà, quello è il tuo respiro. Se tu respiri unito alla divina volontà, tu fai i tuoi, ecco cosa vuol dire prendere i miei atti, tutti i respiri che Gesù ha fatto nei suoi 33-34 anni di vita terrena. Capito? E il tuo respiro, che è un atto insignificante, un atto indifferente, assume valore infinito, eterno, immenso, perché unito al respiro di Gesù. Questo è essere nella divina volontà. Gesù guardava, e guardava sempre in maniera santa, e noi guardiamo con i nostri occhi. Bisogna vedere se guardi da solo, o guardi da testa tua, o guardi quello che ti pare, oppure guardi con gli occhi di Gesù. L'atto attuale non è altro che richiamare, man mano che sto facendo una cosa, che io adesso per esempio sto facendo una meditazione, prima di fare la meditazione, a parte che lo dice anche la preghiera introduttiva, no? Si dice: viene divina volontà nel mio meditare. Se recito la canonica del breviario, viene divina volontà nel mio salmodiare. Ecco, se mi metto a mangiare, viene divina volontà nel mio mangiare. Se mi vado a fare la doccia, viene divina volontà nel mio lavarmi. Se mi vado a fare una passeggiata, viene divina volontà nel mio passeggiare. Se mi vado a fare una corsa, viene divina volontà nel mio correre. Sto dicendo anche delle cose molto molto feriali, insomma, no? Non sto facendo riferimento ad attività strettamente sacerdotali, no? Ce ne sono tantissime. Ah, se ascolto una confessione, viene divina volontà nell'ascoltare la mia confessione. Se parlo con una persona, viene divina volontà nel mio parlare con questa persona. Questi atti di unione santificano in maniera infinita, perché uniscono i nostri atti a quelli di Gesù, ma al tempo stesso producono anche un altro effetto, perché veramente l'unione con la divina volontà è in atto, e quindi quello che tu fai ci devi credere, lo farai realmente ispirato. Io lo vedo. Cioè, se io prima di ascoltare una confessione dico: viene divina volontà ad ascoltare la mia confessione, ragazzi, cioè, io mi accorgo che le cose che magari un giorno voi potete immaginare, no? Cioè, la gente si pensa che la vita di un prete sia una vita disincarnata, non lo è. Magari un giorno non mi va tanto di stare magari in confessionale, oppure possono succedere tante circostanze contingenti, no? Perché tu non stai al top, non stai al 100%, può succedere. La parolina magica, vieni di notte ad ascoltare la confessione, a te non te va, ma ascolti una confessione fatta male, oppure dice, che ti farebbe, come dire, un pochino indisporre interiormente se tu rimanessi da solo con la tua volontà. Fai, dico la parolina magica, va tutto bene, è tutto tranquillo, perfettamente sereno, paziente, non fa niente, anzi ti viene anche da dire delle cose ottime, eccellenti, nell'esortazione, insomma, della singola persona, la confessione andrà benissimo. E io lo capisco che se mi fossi lasciata andare alla mia volontà sarebbe stato un disastro, sarebbe stato. È molto bello perché ti accorgi che non sei tu, capito? Non c'è nessun pericolo alla divina volontà. Il vizio capitale della superbia, che purtroppo muore, qualcuno dice 2 minuti, qualcuno 30, qualcuno 2 giorni dopo di noi, e continua capite, come il fumo di un fuoco che si spegne, no? Che continua ad andarci intorno, io vedo che la divina volontà si spegne proprio, d'accordo? Perché, a meno che tu non proprio essere un po' proprio un cioè, non, cioè, non un superbo, ma una persona senza cervello, lo capisci benissimo che si tratta di cose che non sono farina del tuo sacco, quindi che non te ne puoi appropriare. Capito? Le riconosci senza nessuna difficoltà, dici: non lo posso riconoscere, se no poi divento vanaglorioso e superbo. Assolutamente no, non puoi, cioè, perché capisci? E se togli quel collegamento, ogni tanto succede, d'accordo, vedi subito come ricominciamo, tale e quale, esattamente così com'era, vedi, identico, d'accordo. Poi che andasse a confessare, tale e quale, però non perde il collegamento, questo succede. Questa cosa è ampiamente desiderata da Gesù, la desidera come una mamma desidera un parto, cioè quando la mamma, io non sono una mamma, insomma, però ho conosciuto diverse mamme, quando il tempo è finito, quando gliela fa più un vedova deve partorire, d'accordo? Anche perché desidera vedere, insomma, sto ragazzino, questa bellezza, no? E Gesù ha detto che il tempo è arrivato, lo dice testualmente lui, il tempo è giunto. Quindi, se è stato 20 secoli a sospirare, a spasimare, ha detto, per far uscire il parto della sua volontà, e il tempo è giunto.
e dice: non resta altro che trovare chi deve ricevere il primo parto. E l'ha trovato, perché il primo parto l'ha ricevuto Luisa Piccarreta. E da quel momento in poi, per continuare gli altri parti nelle altre creature. Quindi, entrato nella prima creatura, adesso questo è aperto a chiunque ci voglia entrare. Spero che lo Spirito Santo, questo lo dirò fino all'esaurimento, faccia comprendere la grandezza e la portata di questo patrimonio. Perché quello che io ho potuto constatare nella mia breve, diciamo, incipiente avventura nel regno della Divina Volontà è che molti non si rendono minimamente conto. E quindi la trattano come una cosa fra le tante, no? Come dice, ma non mi interessa tanto la spiritualità della Luisa Piccarreta, dico. Qui non si tratta di una spiritualità, d'accordo? Perché la Divina Volontà, tra l'altro, è compatibile con tutte le spiritualità, come la spiritualità domenicana, francescana, carmelitana, capito? Laica, con tutti quanti i movimenti che uno gli pare, insomma. Perché non si tratta di dare degli accenti su una cosa, chi sulla povertà, chi sulla predicazione, chi sulla contemplazione, come le varie correnti spirituali, ma si tratta di imparare a fare tutto quello che già fai nel divin volere. Poi che sia una cosa o un'altra, purché si tratti di una cosa buona, non conta un granché, no? Concludo dicendo, l'esercizio dell'alto attuale ci aiuta anche a rimanere nella Divina Volontà anche da un punto di vista operativo. Cioè, perdonatemi l'esempio un po' irriverente, se io sto guardando uno spettacolo non molto per la quale, mica posso dire vieni Divina Volontà a guardare questo programma, a meno che uno non sia proprio, insomma, fuori di testa, no? Quindi il fare abitualmente, regolarmente questo esercizio aiuta anche a evitare che ci possano essere delle follie, cioè nel senso che uno si possa mettere a fare una cosa che oggettivamente non è buona. Tutto il resto, cioè ogni cosa, sia essa semplicemente anche lecita, d'accordo? Perché a partire dalle cose lecite in su, tutte possono e devono essere unite alla Divina Volontà. È chiaro che una cosa illecita, quindi un peccato, o anche una cosa imperfetta, non puoi dire vieni Divina Volontà nel mio rispondere sgarbatamente a questa persona che mi sta stufando, cioè, non si può fare questo atto qui, no? Ecco, e quella tra l'altro non è neanche tanto un'imperfezione, ma un pochino di più, ecco, capite? Oppure non puoi dire vieni Divina Volontà nel mio rimandare e di mettere in ordine la stanza, no? Questo non si può dire, questo qui, no? Quindi questo esercizio aiuta anche, diciamo, a crescere velocemente in questo e a fare questo discernimento immediato, no? Pensate anche a quanti pensieri e parole, guardate, con i pensieri e con le parole si fanno un sacco di danni, pensieri inutili, parole inutili, curiosità indebiti, andarsi ad impicciare degli affari altrui, fare domande indiscrete, parlare di cose che non si deve, guardate. Il repertorio della razza umana è completamente pieno. Tutto questo sta fuori del regno della Divina Volontà, è tutta una spazzatura che si butta fuori dalla finestra una volta che si entra qui dentro e ci si chiude per sempre. Quindi non sono compatibili, diciamo, questi comportamenti proprio meschinetti e molto umani con il regno del Divin Volere. Bene, facciamo la nostra pausa di un minuto e poi concludiamo la meditazione.
O Divina Maria, che in tutto e per tutto sei vissuta compiendo atti divini nel divin volere, che hai avuto il giustissimo e sacrosanto privilegio di poter condividere tutta la vita terrena di Gesù e, oltre che viverla in te, vedere la divina volontà operante in lui, stringici al tuo cuore, coprici con il tuo manto, prendici per mano e, come mamma premurosa e attenta, desiderosa di dare la tua stessa gioia ai suoi figli, conducici e portaci nel regno della divina volontà. Per quanto possibile, cerchiamo nella giornata di oggi di richiamare alla mente l'immagine della donna che sta per partorire, per comprendere quanto grande sia il desiderio di Dio di partorirci il divin volere e che noi entriamo a vivere in esso. Ecco. Viene divina volontà a vivere in me, viene divina volontà a vivere in me, vieni 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 divina volontà a vivere in me. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata e Sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divin volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, si risanato da ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchite e benito di ogni bene virtù la tua anima, e per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create, affinché tu riceva tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Ti benedico insieme con Gesù il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.